amici trans e gay, amici dello Xela, ben ritrovati. Sto andando a pescare con il mitico Dani, andremo, questo è stato venerdì, quindi nel posto che non vi posso dire, diciamoci dal muraglione, perché c'è un muraglione, l'avete visto e quindi ve lo posso dire. Daniele è già là, perché io ieri ho fatto tardissimo, perché avevo invitati, stranamente, e aspettavamo Thomas che venisse da Genova, siamo andati a trovare dopo 3 giorni, quindi è arrivata di due, è uscito da lavorare, è arrivata di due, siamo a fine alle 4, non siamo andati a dormire, sono le 8, e niente, Daniele è già là, è appena arrivato, posto finissimo. E vediamo un attimino se riusciamo a levare qualche parte. Cavedoli lo escludo perché i cavedoli sono i primi pesci che si prendono per posto lì. Poi come levi uno o due cavedoli spariscono e attaccano in mare. Essendoci già Daniele a pescare e magari un'altra persona, sicuramente i cavedoli sono scappati. Comunque noi ci proviamo. E basta. Successo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ve lo dico subito, così almeno azionate con la bellina di campanella. Ricordatevi che lo Xela non contiene olio di palma, quindi va bene per gli amici. Felice luce. Quello con la canna piegata è il mitico Dani. Che ha già preso un cavedano che l'ha slamato qua sotto e ora vediamo cosa ha preso. Là c'è qualcosa che spancia in acqua, un barbetto. C'è un po' di vento oggi, che era meglio se non ci fosse stato. La barbarina strong. Finale hai? Voilà. Hai l'ananas? Sì. Sì. Allora lo vedremo dopo. Sì, sì. Oh. Ragazzi. Ragazzi. Ha avuto un incrocio incredibile perché si è preso un sacco di metri, eh. Questa è bella, eh. Si vede che abbia un bel pesce. Guarda che levo la mia canna. No, ci siamo presi. Va bene, dai, ti do. No, vai, ci siamo staccati, perfetto. No, taci, che è già qua sotto. È già qua sotto. Ora si è messo. Secondo te si è accorto di essere stata la matta. Cos'è sta roba? Hai visto? Tum. Bello, l'accoccio è stato meraviglioso. Guarda lì. Ora siamo rimasti qui. Ora siamo lì. Per me se ne è accorto ancora. Sì, no. Secondo me sta mangiando ancora la pastura. E non si è accorto. Mamma mia. Questo lo sa che è discreto. Sai quanto ci vuole? Questo sì, a giudicare da. Questo si è messo lì. Sì, sì. Ma è fermo lì? Fermo lì. Dalle testate ogni tanto. Sì, sì. Quando si ricorda. Questo è un bel barbone. Recupero la canna così poi facciamo il filmino finale. Sì. L'hai visto? Eccolo lì. Bello. Sarà 4 kg. Guarda che l'avevi chiesto, questo è un metramato dei guadì. Sarà 3 kg. Ma l'hai rubato? Secondo me è fatto come me che li rubo. Io non volevo dirtelo, ma ha fatto una partenza troppo strana, Dani. Cioè, è bello, è una bella bestia. Però. Ho visto le pinne sono belle. Le pinne sono belle. Veramente il guadino mi sa che è piccolino.
no che non l'hai rubato. Fa poco casino. Anna bella pigliata. Sì, preso per la pinna. L'hai preso per la pinna, per il buco del culo, l'hai preso ovunque tranne che in bocca. Però non è neanche piccolino, eh? No, no. Oltretutto. Potevi rubare quello di prima. Bello. Vedi come saluta con la pinna. Ha fatto un giro strano la lenza. Daniele se li sa scegliere, i pesci. Madonna. Sarà 3 kg, forse di più di 3 kg. Dai, che così non ti vede. Se lo fa venire in retromarcia non ti vede. Mamma mia! Ma cos'è? Ma che roba è? Guarda che nappo che è! Non stava nel guadino! Guarda che nappo che è! Vai, ora poi lo facciamo vedere. Sarà 2,5 kg, 3 kg. Grande danno. Io invece ho preso qualcosa, no, niente. Io non so dove sta andando, ma ce l'ho anche io un piccolo. Ok. Si è girato. Andiamo di recuperare un po' di lenza. Guarda lì. Ah, hai visto? La Elite piegatissima senza un anello centrale che è fatta apposta. E mi sono rotto e mi sono dimenticato di portarla a riparare. Deve essere discreta anche questa, sì. Non l'ho ancora visto. Ma sai che quasi quasi monto la Daiwa da 9, fissa. Non mi hai detto male. Sì. Ma lo faccio quando sono da solo, così se faccio brutte figure non le riprendo. Guarda lì come va. Dai, a dopo, speriamo di tirarlo su. Io ragazzi, non sta dentro la guadina. Ci sta piegato. Veramente fantastico, lo mettiamo nella nasse e poi lo vediamo dopo. Ha detto che è un po' più piccolo. Ah sì, no, in effetti. Vabbè. Meno male che ogni tanto escono anche questi, che tanto per prendere un po' di respiro.
Voilà. Questo è quasi un portachiavi. Bello. Dani. Siamo al rush finale, ragazzi. Ultima oretta di pesca. Sì, però è già un'ora che non abbiamo visto una cucca. Eh sì, si è fermato il mondo. Tutto fermo. E niente, però noi ci riproviamo. Certo. Ma ora ci proviamo, poi qualcosa abboccherà, eh? Tutto fermo così. Sì, sì, sì. Neanche una tocca. Siamo in tre, neanche una tocca. Madonna, ragazzi. Forza e coraggio. Vediamo se ce la tocca in diretta. Dopo un'ora di attesa. Sarebbe il massimo, sarebbe. Niente, dai, mi sono ricoglione. Basta. Ragazzi, questo è il primo barbetto che ovviamente andremo a rilasciare con tutte le cure del caso. Vai, bello. Non crede ancora di essere stato liberato. Madonna, piccolino, dai, appena appena misura. Un po' titubante, ma è andato via. Ora metteremo quell'altro in acqua. Anzi, prima questo qua, che dopo un'ora di stanca è uscito lui, quindi vabbè. Questo qua lo ributtiamo. Vai! L'ho piantato come un castagno. No, eccolo. No. Se n'è andato. E adesso di nuovo, che non l'abbiamo riconosciuti quale è il mio e quale è di Daniele, perché sono abbastanza grossotti tutte e due. Ma c'è un altro pesce dentro. Eccolo qua. E ora rilasciamo anche lui. Con tutte le cure, mi raccomando. Non fatevelo scappare dalle mani, sennò si fa male. Mi è scappato, ma in alto. Ma c'era un altro pesce dentro? Sì, può darsi. Ah, ecco. Ho sentito sciaguattare. Sì. Questo è l'altro barbetto di Daniele. Che anche questo. Non fatevelo scappare. Anche questo l'ha preso Daniele. Vai, dai, vuoi andare in acqua? Vai. Tanto casino. Basta, aspetta, controlliamo. Basta. Direi che oggi è andata molto bene. Ci siamo divertiti. Pur avendo uno stop totale di tocche da 2 ore a questa parte. E va bene, basta, direi che ci possiamo vedere alla prossima. Ricordatevi che Claudio Xela non contiene olio di palma ed è gluten free. Dal mitico Dani, ciao ciao ciao, alla prossima.